Ciao a tutti ragazzi e bentornati, ben ritrovati. Se è la prima volta, benvenuti sul canale di Milan Inside, sempre Forza Milan. Oggi ragazzi, analisi più pagelle di Genoa Milan 0-3, una partita con un risultato giusto, nemmeno troppo faticosamente acquisito. Ma prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione tutti i video dei profili social di Milan Inside e il mio personale. E vi ricordo il sito www.acmilaninside.com con tutto ciò che riguarda il fantastico mondo del Milan. Pagelle, pre-partita, post-partita, interviste, articoli esclusivi, mercato, tutto ciò che c'è riguardante il Milan. Allora, ragazzi, come dicevo poco fa, Genoa Milan 0-3, una partita. I turni infrasettimanali sono sempre un po' pericolosi. Vedersi la sconfitta della Roma a Bologna o vedersi il pareggio dopo essere stati in vantaggio di 2 gol del Napoli, che ha rischiato anche di perdere. E qui io vorrei aprire una questione, ma non la apro perché tratto di Milan, però dico solo che se un arbitro con noi prende una decisione arbitrale e al VAR non viene rivista perché l'ha presa l'arbitro, vorrei capire con il Napoli, cioè su un contatto il mancato errore non c'è perché un arbitro potrebbe tranquillamente interpretarlo come sì ruvido, però regolare. Non lo so, va bene, ma tant'è, andiamo avanti. Dicevo, partita dove il Genoa ha provato a dare problemi. Attualmente il Genoa obiettivamente poca roba e spero che Sheva si faccia sentire per lui. Milan che ha sbloccato subito il risultato a decimo con Ibra, raddoppiando a fine primo tempo con Messias e chiudendo la pratica verso la metà del secondo tempo, sempre con il brasiliano che è il migliore in campo della partita di ieri. Vittoria arrivata senza sprecare troppe energie, speriamo solo che Kier non sia niente di grave perché sarebbe dura, sarebbe veramente dura senza Simon per diversi mesi. Ok, andiamo con le pagelle. Con le pagelle che sono, beh, c'è una sola insufficienza, provate a indovinare nel frattempo che ci arrivo. Allora, partiamo da Maignan. Maignan voto 7. 7 perché è impegnato in sole due occasioni, però fa due belle parate. C'è da dire che sulla seconda lì se prendi gol un po' di colpa ce l'hai, però rimedia in un certo senso alla grande. Sulla prima occasione invece del Genoa sul colpo di testa di Hernani fa un gran bell'intervento. Con quella mano sinistra, il cui polso è stato operato poche settimane fa, sintomo sinonimo che è praticamente tornato a pieno regime. Quindi voto 7 per Magic Mike, Iron Mike, Maignan. Kalulu voto 6,5, primo tempo terzino destro, secondo tempo centrale, crescita netta per il ragazzo, che ad oggi come terzino è sicuramente la prima alternativa a Calabria, però rappresenta anche una valida alternativa, secondo me. La lancio lì come centrale a Tomori, mi spiego. Ha un po' le caratteristiche di Tomori, nel senso è sia fisico che veloce, quindi è quello che nel reparto difensivo somiglia più a Tomori. Lo prenderei in considerazione quando Tomori manca, sperando che non ce ne sia di bisogno. Kier chiaramente senza voto, esce infortunato dopo 3 minuti. Speriamo non sia niente di grave e che non siano interessati i legamenti perché sarebbe una notizia tragica. Entra Gabbia che gioca praticamente solo il primo tempo,
da quando si infortuna a Kier alla fine. Voto 6, prende un'ammonizione e in un paio di occasioni forse successive poteva forse gestirle meglio, però di fatto non c'è stato il rischio del rosso. Ordinaria amministrazione, nulla di che da segnalare. Viene sostituito fondamentalmente perché è già ammonito e perché con Kier, che presumibilmente sarà un infortunio grave, c'è bisogno anche di lui. Entra Florenzi al suo posto, si schiera terzino destro, non gli vengono richieste grandi manovre offensive perché già siamo sul 2-0 quando lui entra, deve semplicemente amministrare con attenzione e concentrazione, lo fa diligentemente, 6 per Florenzi. Tomori io gli do 7. Perché senza Kier era una prova d'appello anche per lui, in un certo senso, che doveva gestire tutta la difesa, lo fa alla grande, annullando di fatto anche quelle potenziali occasioni pericolose del Genoa. Ciliegina sulla prestazione e salvataggio sulla linea rovesciata sul primo intervento di Maignan, colpo di testa di Hernani. Voto 7 per Tomori. Teo voto 6, una partita di autogestione, di controllo, che è una qualità importante anche nel processo di crescita di un giocatore che fa della preponderanza fisica la sua arma migliore, fisica e atletica. Comunque qualche sgroppata la fa e una di queste porta al terzo gol. 6, ma tendente a 6,5 per Teo. Tonali voto 6,5. Faro del presente e del futuro del centrocampo rossonero, Sandro che riesce a unire in un sol giocatore diversi aspetti utili ad un centrocampista, che sono grinta, qualità, protezione difensiva, proposizione offensiva, proprio veramente un altro giocatore rispetto all'anno scorso, ma sapevamo che il vero Sandro è questo. 6,5 anche perché sì, che seppur senza eccellere come spesso capita, oggi fa una prestazione ordinata, festeggia le 200 presenze con la fascia da capitano, speriamo possano essere un assist affinché possa cambiare idea e rimanere. Per quanto riguarda la tre quarti, voto 6 a Krunic che gioca la sua solita partita oscura, oggi anche con un po' di lampi di classe, mettiamola così, tipo il colpo di tacco per Teo che porta al 3-0, va vicino anche al gol. Rade non raramente rientra tra i peggiori in campo perché comunque sia il suo, lo fa sempre ovunque venga schierato. Sono contento invece di Diaz, voto 7, lampi di vero Brahim, quello pre-Covid, agilità, tecnica, visione di gioco, assist per il terzo gol, speriamo sia tornato definitivamente. 7,5 per Messias, migliore in campo, doppietta, uno di testa ancora una volta, uno col suo sinistro, un bel tiro chirurgico, prova sempre a saltare l'uomo, quindi inevitabilmente a volte perde dei palloni, ma uno che ci prova sempre non può sempre, è umanamente impossibile, saltare puntualmente l'uomo, contento per Messias che ci darà una gran bella mano. 7,5. 7 per Ibra. Altra punizione vincente, questa volta diversa da quella di Roma, lì tutta potenza, oggi, ieri, quella di ieri tecnica. Le sue dichiarazioni spesso sono discutibili, le prestazioni molto meno. Voto 7 per Ibra. Gli altri sostituti, Bakayoko, voto 6. Ordinaria amministrazione, concentrazione, attenzione. Selemakers doveva riposare
E quindi è stato fatto partire in banchina. Quando entra il risultato è acquisito e non deve fare nulla di eccesso. L'unica insufficienza, quindi 6 anche per Serena Kerstin, l'unica insufficienza è per Pellegrini, 5 e mezzo, perché ha mezz'ora per mettersi in mostra. È vero che il risultato è acquisito ormai, quindi ho grandissimi motivi di attaccare il Milan, non ce l'ha, però almeno dal punto di vista della voglia di venirsi a prendere il pallone, doveva dare qualche segnale in più. Ecco, 5 e mezzo per Pellegrini. 6 a Pioli, 6 nonostante la vittoria, semplicemente perché se avesse gestito meglio le forze tra il Sassuolo e il Genoa, avevamo sicuramente almeno un punto in più. Non si faceva turnover contro il Sassuolo, si faceva ieri. Facile a parlare da qui, lo so, però si potevano gestire meglio le forze. Migliore in campo Messias, peggiore in campo Pellegrini. Questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio. Vi ricordo di essere sempre online sulle pagine di Milan Insider, che sono qui in descrizione, anche quella mia personale, il sito. E vi ricordo gentilmente like al video e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, e sempre Forza Milan, sempre.